Italiano, ciao Simone, Simone Campedelli, Tania Canton, Ford, Fiesta, R5, al via uno dei più grandi talenti della scena italiana e adesso ovviamente capisco che il cuore batte soprattutto per lui. Di esserci, appoggio di Sascar, cerchiamo di confermare con tutte le caratteristiche la gara dell'anno scorso, sperando di divertirci come è stato l'anno scorso. Beh, strade belle anche l'anno scorso, quest'anno promettono bene, le hanno anche un po' riasfaltate, quindi giù dal gran gas. Sì, noi siamo un po' fuori allenamento, però la gara è sempre bella, quindi la prendiamo per divertirci, sperando insomma, se otteniamo un buon risultato festeggeremo come l'anno scorso. Complimenti ancora una volta a questo grande talento, che motivo d'orgoglio di Modena e dintorni, anche lui con lo sticker ricordando Don Sergio Mantovani, Andrea Dalmazzini, un titolo conquistato nel terra che è la sua superficie preferita, ma comunque un pilota che è pronto qua con Ford Racing ancora una volta a dimostrare il suo talento, ma dovrà vedersela con un pilota con cui l'anno scorso ha dato vita a una grandissima battaglia. Pronto a far meglio dopo quello che ha fatto anche in Friuli dove è andato molto bene. Antonio Rusce, Sauro Farnocchia, Skoda, Fabia, R5 al via del Rally Città di Modena. Marcello Razzini, eccoci qua con un'altra Skoda Fabia R5, Virginia Lenzi, anche lui tra i piloti del CIR, pronto a prepararsi per la gara. Lì, ma intanto è pronto a dare battaglia anche lui, Marcello Razzini al via di questo Rally Città di Modena. Pronti per un altro equipaggio, Alex Beggi. E parte in questo momento anche questo equipaggio, Beggio Le Cervi, Skoda, Fabia R5, Maranello Corse, Peugeot 208 T16, macchina che Roberto Villani è pronto a riprovarci perché insomma è come di Andreucci di quanto vinto con la Casa del Leone francese. Partiti anche loro, pronti ad accogliere una vettura del brand coreano che è diventato uno dei grandi protagonisti del mondiale grazie al grande lavoro di Andrea D'Adamo, di tanti grandi campioni, un brand che ci crede nelle corse, questa I20 è quella di Franco Rossi al via del Rally Città di Modena. Un'altra vettura della casa cieca, come dicevo, ha di recente cominciato le vendite della ha vinto tanti in questi anni, senza dimenticare anche i successi nell'ambito dell'area Asia Pacifico. Questa è la macchina di Gatti, anche lui pronto a dare battaglia in questo weekend Rally Città di Modena, Riccardo Gatti, Tony Moreno, Skoda, Fabia, R5. Secondo istituto nel 2017, 2016-2014, partiti, in bocca al lupo anche a loro. Un'altra Peugeot 208, parte anche l'equipaggio di Cappi e Scorcioni. Un'altra vettura del brand cieco è quella di Manuel Miglioli, spettacolo nello spettacolo nella seconda parte di questa giornata. Il prossimo Roberti alle note, Ford Fiesta R5 di Movisport, in bocca al lupo anche per loro. Attendiamo l'arrivo sulla pedana di un pilota che gioca quasi in casa a Vicenza con Furore Gabriele Cogni in coppia con Daniele Mangiarotti, Skoda Fabia R5 di Medico Corse, a via di questo weekend, partiti anche loro. L'equipaggio di Ferrari e Ciambellini su Ford Fiesta R5. Fiesta R5. La passione è quella che porta via in questo weekend da torcere alle più piccole e agili R5. Prima di tutto sarà ovviamente con gli altri avversari contro il cronometro che il Rolomisu gli si è acceso lo sguardo quando ha visto la sua limpa, che bello. Fabrizio Leone e Nanda Marciani, pilota con la sua navigatrice, che cercheranno di fare bene come hanno fatto a Rally Avenino Reggiano Nazionale.
Sono 10. 9. Ragazzi, divertitevi. Piccole ma terribili, a cominciare dalla Renault Clio di Luciano Garcio e Faustino Mucci. Due pronti a dare battaglia sulle strade di queste prime speciali di oggi con questa Renault Clio per Eurosport. Partiti con questa Renault Clio, Mr. Tuflan, come c'è scritto dietro, bellissimo nome di battaglia. Un'altra Renault Clio. Ci siamo, prima dentro e via. Ciao ragazzi. Di questo fine settimana e via, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, Paolo Zanni, Maurizio Casari, Renault Clio Super 1006 al via dal Rally Città di Modena. Partito anche Teneggi con Sara Montavoce alle note, Renault Clio Super 1006. Le colline di Modena e cercherà di fare altrettanto in questo weekend. A Rally Città di Modena. Un'altra piccola belva della casa di Casalpino e quella di Mauro Zanotti lungo le strade di questo Rally Città di Modena. Salutiamo Mauro Zanotti con Giordano Nardini alle note, Renault Clio Super 1006. Sandro Lini con Fabrizio Adragna alle note, Renault Clio Super 1006. Eccolo qua Matteo Lavecchi con Giulio Paganoni alle note, SR3C. Fateci divertire, Gaetano Bonvicini, Stefano Palure, Renault Clio, classe R3C. Arriva la macchina invece della casa del doppio Chevron, la Citroen DS3 di Davide Incerti con Monica De Biele Note per Public Sport Racing per la scuderia bianca. Ha talento di Auger nel mondiale. E allora partiti anche loro. Siamo pronti ad accogliere Alessio Bellan con Deborah Guglieri alle note, pilota di Taglio di Po, sfortunato anche a Rally Valli della Carnia, proverà a ribaltare le sorti in questo weekend con Deborah Guglieri alle note. Peccato davvero, ma a volte le corse sono fatte così. Giovanni Giaquinto con Giovanni Manfredini alle note, che è pronto a prendere via proprio davanti al suo pubblico qua con la piccola di Citroën. Michelin in bocca al lupo anche per loro. Salutiamo l'arrivo anche di Sandro Schinetti, Peugeot 208, Baldon Rally Team con le note. Ovviamente sempre un lavoro molto importante che si fa in due anche questo weekend con Schirati, quindi dovrà cercare di far bene in questo weekend per portare a casa anche il trofeo della casa di gomme francese. 37 punti il margine su Turrini. Alberto Corradi ha lasciato il posto al figlio in questo weekend, Matteo Schirenti. Siamo pronti. Esperienza ai loro giovani. Giuseppe Gazzetti, Alberto Bentivogli con la Peugeot, ce n'è un'altra, e quella di Alan Gualandi con Paolo Gualandi alle note, concentrato prima del via. L'adesivo è anche 8 per X-Ray Sport. Un'altra piccola della casa del Leone Francesi, la 208 VTI, che Franco Arati porta in gara. Bello anche per loro. Si va finalmente anche per questa coppia, per Arati e Fontana.
insomma Renault diede anche il motore in Formula 1 per qualche tempo. Un'altra Renault 3 Williams in quella classe tanto combattuta. Parte ufficialmente anche per loro questo rally Città di Modena, Roberto Cocco e Claudio Mele, Renault Clio Williams per la E7. Quello lì non si tocca. Anche questo fine settimana pronti a fare il tifo per Omar Balugani e Matteo Malvolti e la loro Renault Clio al via del rally Città di Modena. C'è una Renault Clio Williams anche per Matteo Lusoli e Giacomino Mucci. Eccoli qua, la X rossa di X-Ray Sport. L'obiettivo è quello di vincere la classe A7. Cercherò di fare subito la differenza in questa prima speciale del pomeriggio. Per condividere la passione, per dare bocca al lupo alla coppia Lusoli Mucci, pronti ad una battaglia nella classe A7. Dove dovranno fare i conti anche con la coppia Mauro Ibarra. Dentro la prima e via col gas. Arriva anche il turno dell'equipaggio di Valerio Scentri e Roberto Segato per Iron Tech Motorsport. Pilota di... con l'esperienza del suo navigatore potrebbe fare la differenza. Strade molto diverse, hanno lavorato molto sulla messa a punto della macchina. Sarà importante anche i momenti dell'assistenza in cui si lotta contro il cronometro per mettere a posto tutto e sistemare quello che non... Partono anche loro, buon divertimento! Abbiamo il benvenuto anche al Mucchio Longhin. Sono con la Clio, niente male, insomma, in queste prove piuttosto veloci, pronti a dare battaglia anche loro e contenti anche di tornare a correre di notte come si faceva una volta. Bellissimo, come ti faceva spesso tanti anni fa. Diamo il benvenuto anche a... e partono anche loro, Fidale e Revelli. Un'altra piccola di casa Renault è quella di Cristian, di Cristian Bernardi e Barbara Battelli alle note, Renault Clio Sport 2000. Un'altra Clio RS è quella di un giovane. Partiti anche loro, Ravazzini e Sforacchi. Devono darci dentro e cercare di far bene oggi più che mai. Un altro equipaggio, un'altra Clio. Anche voi, ciao a Diego e a Luca. Tante le vetture di Renault a confermare come il brand francese ha sempre creduto nelle corse nei rally, con macchine che sono diventate... È partito anche Persico con Maini alle note, è il turno di Francesco Arati con Paolo Rocca alle note, ritorna alle gare. Parte anche la coppia di Arati e Rocca. Un'altra Clio è la Williams di Stefano Ferrarini con Cristian. Allora, pilota dei Montecchio in questo caso, Davide Cagni con Daniele Benedetti alle note. E allora in bocca al lupo anche a Davide Cagni e Daniele Benedetti con la Renault Clio. Un altro giovane di Castelnuovo Monti, Nicola Grisanti, eccolo qua, diamo il benvenuto anche a lui. E allora Nicola Grisanti e Dario Prete al via del rally Città di Modena. Cercheranno di farsi largo nella classe del gruppo N. Dennis dentro la prima e via andare anche per loro, comincia il rally Città di Modena. Perché chi ce l'ha se la tiene meglio della fidanzata o della moglie. Parlavamo di donne, portiamoci bene perché qua ci sono due ragazze dal piede pesante, meglio una. Per darsi battaglie questo weekend, ragazzi, divertitevi, fateci divertire. Ciao Sabrina Tumolo e Linda Trippi, l'equipaggio tutto rosa di questo weekend. Arriva anche
la vettura di Peugeot e quella di Giacomo Malavasi. Ciao ragazzi, ho anticipato di poco, ma eccola qua invece la piccola, sempre di casa Peugeot, quella di Giacomo Malavasi con Elia di Guglio le notte e Peugeot 106. Anche in questo weekend Cristian Gherardi, Luigi Ragnacci. Oh, De Marano di Pellegrini. Si gioca a due. Partiti, Pini e Mirolo. Gianluca Micheloni, Antonelli, Roberta Antonelli alle note con la loro Peugeot. Roberta Antonelli. Salutiamo anche l'arrivo di Davide Generoli, giovanissimo, però va bene così, giovani talenti questo weekend qua in terra di Modena, anche loro al via di questa edizione numero 40. Oh, da San Marino, stavo cominciando da appassionato a chiedere come stanno andando le cose lungo le prove speciali, ho qui a mio fianco Piercarlo Capolongo che è stato per tanto tempo protagonista della scena dei rally a livello nazionale e internazionale, che oggi, attenzione, perché supervisore a Cesport, occhio perché se non fate i bravi. Qualche esemplare a via, come questo weekend del Rally Città di Modena per questa coppia, in bocca al lupo anche a loro. Diamo il benvenuto anche a Stefano Turrini con Marco Aldini alle note. Decimi di secondo, bellissimo, era quello che speravamo, era quello che volevamo per voi che ci avete raggiunti fino qua e che sarete qua in questo weekend, dove ci sono anche questa coppia, i fratelli, prima e via. Salutiamo l'arrivo anche di Stefano Dallari con Marco Sassi alle note, Public Sport Racing, Peugeot 106N. Abbiamo appena parlato di quello che abbiamo visto partire poc'anzi in questa classe. Ciao ragazzi, buon divertimento! La Peugeot 106 Rally è quella di Rubens Rigo Danzo con Cristian Rondani alle note. L'esordio per loro su questa... Cristian Rondani alle note, dentro la prima... E gran gas anche per loro! Gli ultimi ormai, ma non meno importanti, a cominciare dall'equipaggio di Ariano Baracchi con Beatrice Pifferi alle note. Dopo ben 19 anni, sai com'è? È una cosa che non ti passa. Baracchi e Beatrice Pifferi! C'è anche la piccola Peugeot 106 di Marco Miglioni e Massimo Castellari alle note. Questo impegno e ulteriore peso da portare, cioè quello di tenere a bada il pilota quando magari dici guarda che se anche vai un po' meno arriviamo, siamo già davanti, oppure qui puoi anche andare un po' di più, insomma tante cose. Non è facile, ci si arriva un po' alla volta. Parte la gara anche per loro. Tra poco cominceranno a lottare contro il cronometro nella prima speciale di giornata che apre questo rally Città di Modena e che accoglie adesso giustamente anche l'equipaggio di Luca Torre. Le prove speciali. Partito anche questo equipaggio col numero 91. Anche per l'equipaggio che sta per arrivare è quello di Simone Boschi con Alessio alle note. La loro Suzuki Swift Sport, beh Suzuki è un brand che crede da sempre nelle corse, almeno una volta avrete sentito parlare anche del loro monomarca, delle tante iniziative di questo brand che fra l'altro in questi anni continua a snocciolare vetture sulla base della Swift con i loro Vitara, con Codeca che ha fatto ormai qualcosa come 9 titoli italiani con la Vitara di casa Suzuki. Arriviamo a un altro equipaggio, è quello di Andrea Gabriele e Nicola Argenta. Andrea è molto giovane e diciamo che soprattutto di divertirsi e far divertire il pubblico del Rally Città di Modena.
600 Sporting per Uber Basenghi. Un anno fa abbiamo debuttato proprio qui. Parte anche la gara di Uber Basenghi e Tamara Getti. Michael San, più bella dell'altra. Salutiamo l'arrivo del medico, perché così tutti lo conoscono, con Daniele Bertolini alle note. L'MG 105 ZR chiede Ale se può mettere l'adesivo. Ricordo anche il medico e Daniele Bertolini. L'arrivo di un'altra MG. Si gioca in casa da Modena Marco Maldini e Sebastiano Laimo. Hanno vinto a Sasso Maggiore, adesivo di Don Sergio per ricordarlo, anzi per non dimenticarlo mai, a un anno dalla sua scomparsa. Pronti? Ultimi ma non ultimi, solo in ordine di apparizione, la Rover 214, Stasso Moracchia e Alberto. Siamo Fausto Foracchia e Alberto Sbiga, gli ultimi della categoria delle moderne a prendere via in questo rally città di Modena. Tra poco le splendide vetture.